Nel giorno della presentazione del suo nuovo tessuto dirigenziale, il Teramo vuole fare bella figura davanti agli oltre 2000 del Bonolis. Arriva l'Olbia, che in trasferta non ha ancora brillato e che ha una delle difese più perforate dell'intera Serie C. Nessuna sorpresa per Guidi, privo anche dello squalificato Viero, oltre ai diversi infortunati. Il tecnico lancia nella mischia Fiorani, affiancandolo a Mungo ed Arrigoni, e si affida a Andreca e a Giosmanovic sulle fasce. In avanti, piena fiducia a Bernardotto, Rosso e Malotti. Dall'altra parte Sardi con Van der Vante tra i pali a sostituire Ciocci e con Udò e Ragazzu terminali offensivi. In avvio, il diavolo non riesce ad essere concreto e all'undicesimo gli ospiti ne approfittano letalmente. Palla in verticale per l'ex Cagliari Ragazzu che, evitato il fuorigioco, entra in area, controlla, aggira Agostino e insacca per l'1-0. Quarto gol in campionato per il classe 91, ottava gara di seguito in C con almeno un gol al passivo per Arrigoni e compagni. Per la seconda gara consecutiva il diavolo si ritrova a rincorrere nel punteggio, ma è un dispiacere che durerà pochi minuti. Al 17esimo Azio Osmanovic riceve sull'out di destra, addomestica e vede il corridoio giusto per premiare l'inserimento di Bernardotto, che arriva davanti al portiere, lo attende e piazza sul palo opposto l'1-1. Proprio come era accaduto una settimana fa nel derby dell'Adriatico, ma è geniale l'intuizione del numero 2 ex Milan, oggi alla 15ª gara in stagione. E se Ragazzu fa correre qualche brivido ai locali mandando a lato sugli sviluppi di un corner corto, dall'altra parte fa un po' di più la truppa di Guidi. Pallone proveniente dalla corsia mancina per Malotti, che prende la mira ed angola talmente bene che c'entra in pieno il palo. Poi Mungo non riesce nel tap-in vincente. Alla mezz'ora pareggio anche nel conto dei legni, retropassaggio di Mungo che diventa preda di Chierico che fa tutto da solo, entra in area e scarica violentemente, Agostino è battuto ma la traversa dice di no. Al 35esimo il giovane portiere biancorosso è chiamato ancora in causa, Lella scappa alla trappola del fuorigioco, va via sulla destra indisturbato, sugli sviluppi di un suo cross Biancu conclude con la sfera che passa tra una serie di gambe e viene disinnescata dall'estremo difensore. Al 44esimo occasionissima biancorossa, su un pallone vagante si avventa Malotti che da centro area conclude e Van der Vant sembra spiazzato ma salva col piede e conserva la parità fino al duplice fischio. Il primo brivido della ripresa è di Marca Sarda, punizione dalla sinistra di Ragazzu, Agostino alza sopra la traversa concedendo soltanto il corner. Abruzzesi di nuovo in avanti al 62esimo, Rosso scappa sulla sinistra, entra in area e crossa per Malotti, il cui colpo di testa quasi bacia il palo ed esce. Gol sbagliato, gol subito, sempre per mano dello spietato Daniele Ragazzu. Il numero 10 chiede il dai e vai ad un compagno al limite, lo ottiene e piazza laddove Agostino non può arrivare, scalando la classifica marcatori col quinto sigillo in campionato. Da rivedere ancora una volta la lettura difensiva del Teramo, ma il diavolo non muore mai e lo dimostra subito dopo. Guidi lancia nella mischia Lombardo e Birligea. Corner dalla destra battuto dal primo, Bellucci parte dal limite per andare a colpire sul primo palo ma riesce soltanto a sfiorare, sul secondo palo si avventa il numero 21 che non perdona. 2-2 e festa incontenibile di tutta la squadra di casa. Per Birligea è il secondo gol in campionato dopo quello segnato il 16 ottobre contro il Gubbio. La gioia del classe 2000 però dura poco, per un nuovo guaio muscolare che lo mette fuori causa e al suo posto nel finale c'è Montaperto. All'86esimo fa paura l'Olbia, traversone dalla corsia mancina verso il palo lontano, arriva Palesi che colpisce di testa e manda sull'esterno della rete. Al primo dei 3 minuti di recupero, match ball a disposizione del diavolo. Cross dall'out di destra di Lombardo, un difensore va a vuoto e Bernardotto si ritrova a colpire di testa, ma Van der Vant si distende e nega il gol della vittoria. Finale che vede il Teramo segnare il 3-2 con Bernardotto ma in fuorigioco e i 2255 del Bonolis si devono accontentare del secondo pareggio consecutivo. Ora una settimana per ritrovarsi, recuperare una pedina importante a centrocampo come Federico Viero e preparare la trasferta di Carrara, altro test probante per la corsa biancorossa verso il finale di 2021.